L'artista Ernesto Treccani è nato il 26 agosto del 1920 a Milano e nel dopoguerra, facendo parte della Resistenza, cominciò a frequentare Melissa, il borgo in provincia di Crotone di cui è innamorato e che ne ha influenzato l'opera. Un rapporto che si è consolidato dopo i tragici fatti di Melissa, ovvero l'eccidio di Fragalà del 1949, e che Ernesto Treccani ha saputo raccontare ed illustrare nelle sue opere, tra cui in un celebre dipinto conservato nella Sala del Comune di Crotone. È proprio in questo luogo che sabato scorso la città di Crotone e Melissa hanno celebrato insieme il 74esimo memoriale dell'eccidio di Fragalà, rendendo omaggio all'artista insieme alla figlia Maddalena Treccani e il nipote Jacopo Muzio Treccani. Presente anche il primo cittadino di Melissa, Raffaele Falbo. Beh, l'impegno di Ernesto è un impegno che ha durato una vita, che è iniziato sì anche attraverso la partecipazione alla Resistenza, è stato partigiano e che ha proseguito nel primo dopoguerra con un impegno che ha legato indubbiamente al Partito Comunista, che dopo l'eccidio appunto di Melissa nel 49 portò diversi intellettuali di primaria importanza per il dopoguerra democratico a venire in questi territori. La differenza è che Ernesto poi in questi territori tesse dei rapporti di umani, sociali, di impegno, di appassionato impegno, e tornò sempre, fu un rapporto che non si è mai interrotto fino all'ultimi anni della sua vita. Io volevo chiederle cosa pensava Ernesto Treccani di questa terra, del melissese ma anche del crotonese. Per quello che ho potuto conoscere o intuire, perché non ne parlava apertamente, ho capito che era un rapporto molto intimo, molto forte, intimo nel senso che raccoglieva la sua dimensione di un giovane uomo che 25enne, credendo in un futuro, in una società migliore, venne in questo territorio cercando un riscatto e un altro mondo possibile, e ci ha provato, forse qualcosa è rimasto. Io devo dire che Melissa ha sempre fatto parte in qualche modo della vita mia e di mio fratello, fin da quando eravamo bambini, perché lui per quasi 50 anni, cioè, passava un anno d'inverno a Melissa a dipingere, e i ricordi sono tanti. Non saprei quale dirvi di più, ma c'era un legame con questa terra e con i suoi abitanti, per cui lui ha molto dato dal punto di vista sociale, politico, artistico, perché era un pittore, ma molto ha avuto, cioè in questa apertura, per lui è stata un'apertura verso un mondo che rispondeva a quello che lui avrebbe voluto che fosse il mondo. E io credo appunto che di questa cosa ci sia un lascito, ecco, al di là anche di qua, proprio anche come persona. Il maestro Treccani, che vuole salutare la figlia, vuole salutare il nipote e vuole stringere nuovamente le mani ai familiari di Ernesto Treccani. Io non nascondo la mia emozione. E da subito voglio ringraziare il sindaco, la giunta comunale, le commissioni del comune di Crotone, Gaetano Leonardi e altre persone che hanno lavorato per costruire questi due giorni. Quello che vive Melissa ogni anno il 29 ottobre è qualcosa di indescrivibile. Chi non vive la mia comunità, chi non vive la nostra realtà o chi non l'ha frequentata, e sono veramente tanti gli amici, compagni di Crotone che lo hanno fatto. E questo riconoscimento e questa attenzione da parte dell'amministrazione, che mancava da un bel po' di tempo, ci riempie di orgoglio, di soddisfazione e soprattutto ci impegna a noi come amministrazione comunale a fare sempre di più. Quando parliamo di Ernesto Treccani, in tutte le case di Melissa c'è un ricordo. Non c'è cittadino di Melissa che, quando parliamo di Ernesto Treccani, ovviamente non riporta la sua mente all'eccidio di Melissa, ai morti di Melissa,
che sono i nostri martiri e che sono i martiri di questo Sud che nel 1949 ha provato a riscattarsi da un retaggio e da una arretratezza culturale e sociale che sicuramente ha dato dei frutti, ma probabilmente non tutto quello che noi speravamo.